Presidente Anelli, ieri sera l'Aula ha votato le integrazioni per quanto riguarda la proposta di referendum della legge elettorale. Lei è intervenuto dicendo, rispondendo alle posizioni, non è vero che si tratta di, cioè un argomento propagandistico? No, assolutamente no, perché noi crediamo nella democrazia e crediamo nell'espressione dei cittadini e quindi del popolo italiano. Il referendum, diciamo che è lo strumento più democratico rivolto ai cittadini. Noi chiediamo ai cittadini semplicemente se vogliono un sistema maggioritario oppure vogliono ancora il sistema proporzionale. Non è sicuramente una campagna elettorale promossa da Matteo Salvini come qualcuno in aula ha voluto dire, anche perché se voi avete notato né dai giornali né dalle televisioni Salvini ha mai parlato di questo referendum maggioritario che 7 regioni d'Italia stanno portando avanti. Ecco, dall'opposizione si è detto anche che comunque sarà un referendum relativamente utile perché poi dovrebbe aspettare al Parlamento la decisione. Ma sarà un referendum relativamente utile perché loro ritengono che il voto popolare sia inutile. Questo è un passaggio molto preoccupante da parte di chi invece si dice che è a favore dei cittadini e del popolo. Noi riteniamo che il referendum, al di là che poi sia il Parlamento a legiferare più o meno, però il popolo ha diritto di esprimere la propria opinione.